Novara era stata largamente vendicata, i pochi rimasti nei caffè di Torino tripudiano, i codini sono scomparsi. Il 5 maggio un soldato francese beveva un vermouth al Dealey. Un cliente glielo vuol pagare, gli dice: "N e change, vous m'apportez la tête d'un autre client." E il soldato francese: "Garçon, apportez moi un autre verre et je vous promets deux têtes d'Autrichien." Alfieri, a caso con Simra, è un francese che dice a Gian Marino Arconati: "Je vous enverrai un Autrichien en pale." Tutta l'Italia ansima verso il prossimo avvenire. L'andamento della guerra, così intensamente sentita, dava alle discussioni dei caffè torinesi un'intonazione, diciamo, uniforme. Viceversa, a motivo di sdegno, quasi, era la condotta della RAI. Era inammissibile per tutti che un re combattesse come un semplice soldato. Che si cacciasse dove più intensa era la mischia, che per lui giorno e notte fossero la stessa cosa, che un letto, una branda della paglia o una zana di terreno andassero sempre ugualmente bene per il sobrio riposo. Era magnifico, ma non era ammissibile vederlo lungo in terra come un soldato sfinito dalla lotta. Ed ora i caffè con i loro specchi, i loro ori, le loro silfidi, i loro simboli, le loro pittoriche e scultoree allegorie, assistono sorprese al dibattito dei clienti sul modo con cui far pervenire il segno della loro riprovazione. Anche se affettuosa e rispettosa, perché il re si ricordasse dei doveri che aveva verso se stesso e verso il suo paese con la preservazione della sua vita. Dai caffè le proposte di indirizzi passarono ai giornali e dai giornali al municipio e di lì al Ministero della Guerra. Sul tavolo di Cavour se ne ammucchiarono decine e li rispose ai municipi. E i municipi, i giornali ai cittadini e soprattutto ai frequentatori e lettori dei caffè. Essere pressoché impossibile far pervenire una deputazione di cittadini condotta a raccomandazione al re, perché egli era in continuo movimento, in continua azione. E anche se per una fortuna l'avessero raggiunto, gli avrebbero sottratto quei pochi minuti di riposo che si concedeva per riceverli degnamente, il che non sembrava opportuno. Il ministro si sarebbe incaricato di trasmettere al re guerriero la prova dell'affettuosa sollecitudine del suo popolo. Un tratto bello, gentile, di quest'anima italiana, se pensiamo alla varietà nazionale dell'ambiente dei caffè torinesi allora. E circa i giornali che accolsero così premurosamente l'iniziativa, dobbiamo pensare che la maggior parte di essi era diretta o redatta da non piemontesi. Perciò questo atto può, secondo me, avere già un sapore di plebiscito nazionale. I canti fioriscono purtroppo. I canti fioriscono purtroppo anche sulla morte che mieta. Spesso si vedevano nastri neri appuntati alle spalliere delle poltroncine dei caffè o a uno specchio, come una volta i bollettini medici della malattia di Carlo Alberto. Si direbbe che la libertà è famelica, che l'indipendenza è un'idra. Si direbbe che chi la propugna è destinato e rassegnato a perseguire un'idea archetipa fino alla sua fonte. Al di là della vita, al di là del cosiddetto carcere corporeo, nell'assoluto. E questi morti si chiamano eroi, martiri, altri non loro, né
daranno i frutti. Sic vo non vobis nidificati salves, sic vos non vobis melificatis apes, sic vos non volis venera fertis obes.